Bentornati a Sessaghezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio, oggi tutto bene? Ti ho portato agli Stati Generali della Sanità. Mamma mia ragazzi, importante oggi. Abbiamo Marzia Sandroni, buonasera. Buonasera. Allora, come sono andati questi Stati Generali che sono ancora in corso? Sono stati generali, no, nel senso sono stati interessanti. Mi ricordo sul quid della Rivoluzione Francese. Infatti Stefano Tenti ha esordito il suo intervento di stamattina proprio ricordando gli Stati Generali della Rivoluzione Francese. Molto, vedi? Però ha ricordato anche altri Stati Generali che lui aveva fatto ai tempi quando era in consiglio comunale, sempre Stefano Tenti. Vedete che sei più vecchio di me, te lo dovresti ricordare, no, lo dovresti sapere. Non sono più vecchio di qualche anno in più. Ma, sei giovane da più tempo. Bene, ok. Sono stati interessanti, un confronto aperto che ci voleva sicuramente. Il sindaco ha preso il suo ruolo, che è quello appunto di garante della salute di questo territorio, e si è confrontato con l'azienda sanitaria chiedendo qual era lo stato delle cose, ma più che chiedendolo lui, facendolo chiedere dai cittadini e dalle associazioni. Quindi se il sindaco è garante della salute del territorio, vuol dire che d'ora in poi qualche problematica possa sorgere con l'ASL, andiamo da lui, pur qualche... Anche. Siccome ci sono sempre problematiche sui tempi di attesa, andiamo da lui e risolviamo il problema. Andate da lui, gli chiedete che aumenti, che faccia aumentare un po' di finanziamento sia tramite appunto gli interlocutori che oggi rappresentano la maggioranza in Parlamento e che noi siamo molto contenti perché sicuramente riusciranno a fare ancora meglio di quello che è stato fatto fino ad oggi, visto che il finanziamento sulla sanità nazionale, di conseguenza regionale, è troppo basso e quindi non riusciamo poi a rispondere a quelli che sono i bisogni crescenti e quindi ai costi crescenti di una sanità che ha il diritto di andare avanti. È un bel politico. Sono un politico, però so che, come dire, è giusto così, quindi è inutile prendersi in giro andando a pensare a quelli che sono il piccolo problema, se no si va a pensare anche alle buche. No, confondiamo la sanità con le buche. No, nel buche e nella sanità ci saranno sicuramente. Sì, no, ci sono i buchi. Buchi o più buche? Ci sono i buchi. L'esperto di bilancio è lui e quindi sì, lui sa che ci sono buchi, però diciamo c'è un problema di sostenibilità. Il sindaco ne era ben cosciente, come è cosciente il direttore generale. Devo dire che è stato, a parte ora le battute, un confronto molto onesto, leale, chiaro, quindi lo dico io appunto che mi occupo di comunicazione, queste sono occasioni che servono alla cittadinanza. Bene, si è parlato in questi mesi molto del pronto soccorso, no? Anche delle attese, questo penso sia stato uno dei temi che è venuto fuori. Cioè, come no, cioè fin tanto che i cittadini non si abituano anche a sapere che al pronto soccorso deve essere un pronto, immediato soccorso quando ci sono a rischio la mobilità piuttosto che un rischio di aggravare la patologia eccetera, e quindi non si riesce a trovare risposte in altro modo, il cittadino non è educato ma anche rassicurato, perché il cittadino deve essere sicuro anche per sapere dove deve andare, è chiaro che si cerca in emergenza, perché il nostro problema è sempre d'emergenza, è sempre urgente e quindi vai a cercare la risposta dove te la danno presto. Allora, un impegno che deve avere la ASL insieme a tutte le associazioni di rappresentanza è quello di aiutare il cittadino a capire quando è che è una cosa davvero urgente e quando può essere prorogata, cioè se ho un dolore alla spalla che tengo lì o una tosse da 15 giorni non posso andare al pronto soccorso e aspettarmi che mi facciano prima di un codice rosso o di un codice insomma minore. Questo è assolutamente vero. Ogni tanto nel pronto soccorso si vede che c'è gente effettivamente va lì e non ci dovrebbe andare, e intasa i servizi, fa creare problematiche a coloro che effettivamente hanno bisogno del pronto soccorso. Ma secondo te si parla tanto di sanità, spesso se ne parla male, se ne parla troppo male secondo te rispetto alla realtà? Ma senti, io ho avuto l'occasione, per mia sfortuna, di doverla utilizzare molto spesso, specialmente ultimamente, sono diventato un costo abbastanza importante per la sanità. Però ti devo dire che le risposte che ho avuto sono sempre state positive. Allora, io faccio due mea culpa, perché io sono un aziendalista, lo sarei ovunque lavorassi. Una cosa che dobbiamo curare di più è la relazione. Stiamo facendo un progetto che è Buongiorno Io Sono. Le mie colleghe dell'ufficio stampa mi hanno detto: Marzia, ma lanciamo un progetto che si chiama Buongiorno Io Sono, che non l'abbiamo inventato noi, insomma è una filosofia lanciata da associazioni internazionali. Dice: come se i nostri operatori non fossero abbastanza educati o noi non fossimo abbastanza educate. Io credo che
soprattutto in momenti di fretta, in cui sei preso dall'urgenza, in cui sei preoccupato tu per primo operatore, quindi sempre più stressato, il rischio di lasciarsi un po' andare nei modi c'è. Quindi un richiamo forte che io faccio perché lo vedo e perché so che tutti lo vedono, quindi mi faccio portavoce di, è il cercare di ricordarsi sempre, come dice anche la Faranda, quindi la letteratura, che se il cittadino non si sente mai in diritto di valutare la tecnica con cui è stata erogata una prestazione, si sempre sente in dovere e in diritto di valutare il come. Ecco, allora lo sforzarsi, anche quando non ci verrebbe spontaneamente, ma ricordarci che la comunicazione, la relazione, quella mano sulla spalla e quel mezzo sorriso possono rendere meno duro anche quel momento. Eh sì, è veramente importante, quando uno ha bisogno vedere un sorriso, sentire quella parola giusta, la sicurezza, tranquillità in un momento insomma comunque difficile. Grazie a Marzia Sandroni, agli Stati Generali. Te non ti era venuta questa idea, all'epoca. Alla prossima serata. Fa finta di niente lui. Va bene, ciao. Grazie.